che l'hanno. Nancy, stiamo registrando. Ciao ragazze! Ciao ragazzi! Eccoci qua, nuovo video! Con la mia sorellina Nancy. Io sono Carità Dolce e lei è Nancy Amara. Siamo qua per farvi un video davvero davvero speciale, perché vogliamo far vedere tutta la nostra spesa all'Eurospin, che ci piace tantissimo come supermercato. È un bel discount economico. Economico, quindi bene bene. Abbiamo trovato tante cose belle, belle buone. Vi abbiamo già fatto il video vlog. Vi abbiamo già fatto il video dei cosmetici sul suo primo canale. Bio, esatto, sì, cosmetici bio con buonici. Adesso vi facciamo vedere tutta la spesa. Vi lasciamo i link utili dei video nei box informazione come al solito. Iniziamo subito, Nancy, con tutte queste cose golose. Buone, buone. Abbiamo la busta qui sotto, è vero? Tieni grande, grande. Allora, da cosa iniziamo? Inizierei da questa qua, che è troppo bella e buona. E va, che è troppo bella e buona. Una marmellata di mirtilli neri bio. Questa qua, voi spesso mi chiedete, perché io a volte vi dico: ragazze, queste marmellate che vendono, se sono light, sono piene comunque di ingredienti chimici, non le prendete. Dolcificanti invece dello zucchero. Invece queste qua, tipo come questa, contiene solo frutta e succo di mela, quindi non contiene zuccheri aggiunti, ed è veramente veramente un profilo nutrizionale ottimo, perché non ci sono zuccheri aggiunti, quindi è molto sana e molto light, anche a livello calorico è molto basso, molte poche calorie. C'era di vari gusti, è vero? Sì, è vero, c'era anche fragola e altre cose. Noi abbiamo preso poi i mirtilli, perché sai, i mirtilli fanno mirtilli bene anche neri. Per la circolazione. Poi è buona, mi piacciono molto i frutti rossi, però anche fragola secondo me deve essere buona. Abbiamo preso queste, le gallette di Mars, anche per lo spingerà, sono buonissime, lo sapete, noi ne andiamo molto. Sono ottime. Perché sono croccantissimi, sembrano tipo le patatine. È vero, a me sembrano tipo i puff, non è so se mi piacciono tanto, sono troppo. Però a differenza dei puff, queste qua non sono fritte. Non c'è sale, non ci sono grassi aggiunti. È solo mais. Solo mais. A noi piacciono tanto sia quelle di farro, che abbiamo fatto. Vabbè, le nostre preferite sono quelle di farro. Grazie, queste posto. Di mais. Sembra una cosa che si fanno subito stantie. Invece con questa confezione le chiudiamo e durano. Si mantengono bene, sì, è vero. Poi quando le apriamo, mi fa morire nel senso. Quando le apriamo, tipo le prendiamo da dentro. E lei quando le prende poi subito. E le prese? Devo chiudere, chiude perché subito se lo sessione, mi dispiace che poi dopo sono brutte. Se c'è qualche ospite a casa, pensate a lei, tipica, non glielo vuole far mangiare. No, paura che si fanno muovere. Lo fa perché è vero, se le lascia aperte entra all'aria, diventano. Perdono la croccantezza. Poi dopo abbiamo preso questa qua, che è la farina di cocco. La farina di cocco mi serviva perché io ci faccio tanti dolcetti, tante cose buone, sia a livello cose da mangiare che di cosmetici fai da te. Vabbè, la trovate in tutti i supermercati. Sì, in tutti i supermercati, però volevo fare proprio delle ricette nuove con la farina di cocco, quindi a breve vi farò delle novità. Dolci? E te? Le vuoi, Certo! Mi devo assaggiare tutte. Ma abbiamo trovato il nostro fantastico riso venere integrale, che in tante mi chiedete sempre. Questo però è integrale, l'altra volta tu non l'avevi preso integrale. No, non è vero, sempre integrale, sì, è ottimo il riso venere, perché comunque ha un basso contenuto di carboidrati rispetto agli altri risi, insomma, non so se si dice così. E ha pochissimi grassi, è nero, è una bella percentuale di proteine e di fibre ed è veramente buono, solo che è nero, quindi può sembrare strano, però il sapore è buonissimo. A me piace più di quello basmati, sai? Ha un sapore intenso e buono, e lo potete fare come volete voi, tipo per esempio vi consiglio magari di provarlo con i gamberi e zucchine, molto molto buono, anche col salmone, ma anche perché no col pomodoro, con lo zafferano, insomma ci sono tanti modi. Poi magari vi farò un video con qualche ricettina al Carlita style, perché lo faccio veramente in tanti modi, è vero, ci piace tanto. Eccole qua, abbiamo preso anche le gallette di farro, ragazze, non mancare. E poi queste gallette di farro le stanno facendo tantissime marche, e queste sono proprio d'agricoltura biologica e sono buonissime. Di queste qua le potete mangiare sia tipo ad esempio con la marmellata spalmate sopra a colazione, a merenda, ma anche ad esempio con formaggio spalmato. Ah, proprio così c'è scritto, come snack o come sostitutivo del pane, sia sui dolci che sui salati. Sono ottime, cioè come sostitutivo del pane potreste mangiare pure tutto il pacco, ovviamente, e non ingrassate, tranquilli. Sì, in un giorno distribuite tra merenda, colazione, ma perché pensate che tutto il pacco è pari a 120 grammi. Non gonfia la pancia perché non c'è lievito. Sono 120 grammi e equivalgono tipo a una fetta bella doppia di pane. Quindi potresti mangiare pure veramente tutto il pacco. Sono super leggere. Io ho preso il cioccolato fondente, ovviamente. Non l'avevo mai visto. Anche dello spi,
quindi l'ho trovato e l'ho presa. Non avevamo dubbi. Questo è buono perché comunque c'è più cacao che zucchero. Sì, perché negli ingredienti appunto viene prima pasta di cacao e poi zucchero. Di questa marca Dolciando l'abbiamo pagato pochissimo. Questo l'avete visto nel blog, pochissimissimo. Sì, costava al 72% di cacao. È abbastanza buono, io lo preferisco dall'80-85% perché è ancora più puro, però insomma ci accontentiamo. Io poi ho preso questa tisana Buon Relax che mi piace tanto insomma da bere alla sera, perché comunque come ingredienti contiene non solo la camomilla ma anche la passiflora, la melissa, foglie di biancospino, quindi comunque ed è più piacevole il sapore della camomilla. Sì, perché a me si non piace la camomilla assoluta, la persona dice così. Poi abbiamo preso la quinoa, è ricca di proteine e di fibre, quindi ottima anche per i vegani ma anche per gli sportivi, e conviene comprarla al discount perché costa pochissimo. E invece la quinoa è un ingrediente che costa, si fa pagare, quindi vi consiglio di fare scorta, di vendere parecchi pacchettini. 100 grammi di quinoa contengono 27 grammi di proteine, ragazze, che è tantissimo. Quindi la quinoa molto spesso si pensa che sia un cereale tipo come il riso, però non è così, perché è così ricca di proteine che non la rende un carboidrato ma appunto una via di mezzo, esatto, perché ha un basso contenuto di carboidrati e un alto contenuto di fibre e di proteine. Io ve la straconsiglio, noi abbiamo fatto anche varie ricette, abbiamo fatto un sacco di ricette con la quinoa, andate a guardarla e casomai ve ne faremo anche altre. È super sana, buonissima. Io ho preso le gallette di riso col cioccolato, ovviamente col cioccolato. Queste sono col cioccolato fondente, le mie preferite, c'erano anche al latte, esatto. E mi piacciono perché comunque sono super croccanti, esatto. E dà quel sapore in più alla galletta di riso. Sono sfigata, ma io sai le... io come le ho provate, ti consiglio questa cosa sopra. Ci spalmi un po' di burro d'arachidi, quello che noi abbiamo fatto, vero, in video, quello fatto in casa. Hai provato già? No, io burro d'arachidi ho provato, non lo so sta cosa. È burro d'arachidi, sopra la galletta l'hai provato? No! E provalo, è buonissimo, cioè diventa... Il burro d'arachidi quando lo mangi assieme al cioccolato diventa una roba... Sembra un po' tipo lo snack che facemmo noi, soprattutto se fai tipo un panino, una sopra, una sotto, in mezzo il burro d'arachidi, ragazzi, che vi mangiate. Io non vi ho detto niente! Comunque sono buone a fare merenda con queste galette, sì, di riso, la mia merenda preferita. A me piacciono tanto anche tipo se stai fuori, a lavoro, a scuola, ti porti queste... Sono dolci però non hanno zuccheri aggiunti perché c'è solo la galletta di riso e cioccolato fondente. Quindi sono molto sane e leggere, ve le straconsiglio, va bene, noi ne andiamo pazze. Poi frutta secca, infatti, voi sapete che la frutta secca noi la amiamo perché è molto buona, perché combatte gli attacchi di fame, quindi va mangiata comunque anche a merenda come spuntino ed è ricca di grassi buoni, quindi è va buona. Bene, abbassa il colesterolo cattivo e veramente ve la straconsiglio. Vabbè, c'era di tutto comunque di frutta secca. Ne abbiamo preso i pistacchi. Io non ho preso i pistacchi per granocchiare. Ma questi però sono salati. Però questi sono salati, non vanno bene, mi sa. Vabbè, noi... Non vanno bene, mi sa. È difficile trovarli non salati per i pistacchi. Sì, noi di solito li prendiamo non salati, appunto perché troppo sale comunque fa male, può favorire la cellulite, insomma, sapete. Malefica. E poi fa... Quindi ne siete, troppo sale, non va bene, comunque fa male. Però l'abbiamo trovati senza sale, quindi... Infatti io gli anacardi li prendo sempre senza sale, sempre. Ma non c'erano. Ma è proprio più buona, è più pura la frutta secca. E poi abbiamo preso i pinoli, e i pinoli anche sono ottimi, anche i pinoli sono veramente... Sono proteici. Sì, sì, sono fantastici da aggiungere, tipo per esempio allo yogurt, anche sia salata. Sia dolce che salato, quindi veramente ve li straconsiglio. Io li adoro, i pinoli, e per fare il pesto ovviamente. Anche per fare il pesto, vero, col basilico. Abbiamo preso questa, la farina di castagne. Ci è venuta la voglia che volevamo fare un dolce con questa farina. Dobbiamo sperimentare un po'. Infatti sì, perché comunque mi era venuta la curiosità. A me piacciono tanto le castagne, quindi vorrei fare un dolce appunto che sa di castagne. Magari consigliatemi nei commenti quale, se vorreste vedere un video di un dolce a base di questa farina. Così sperimento un po' e poi faccio un super video. Noi speriamo tanto che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando lasciateci un pollice in su se vi piacciono i video con la mia sorellina. Così facciamo tanti altri assieme. Sì, tanti altri sempre assieme. Andiamo a fare la spesa sì, per tutti i supermercati. Sempre, sì. E faremo anche i vlog, esatto. Ne abbiamo un sacco in programma. Un sacco in programma, vogliamo andare di nuovo al Carrefour, insomma a varie parti, fateci sapere. Diteci voi nei commenti quale supermercato vorreste che noi andassimo. Esatto. E mi raccomando, se ancora non siete iscritti, iscrivetevi al canale e noi vi mandiamo un bacio grande. Ciao! Certo. Io sa so com'è che non l'ha già visto quando è già apposta, se no neanche il pacchetto l'hanno.
Nancy, stiamo registrando. Stavo dicendo In italiano, in italiano. Che non avevo visto che c'erano i pistacchi, altrimenti li avevo già presi, non avevo registrato il video. Perché io volevo i pistacchi, ora mi vado a mangiare. Adesso andiamo a mangiare i pistacchi, ragazze. Ciao! Ciao.